Ma a Calsoli si sta svolgendo la settima tappa con finali previsti per il 18 maschile e femminile, e il femminile darà la wild card per il torneo di Pescara 1-8 agosto. Tantissimi gli iscritti, circa 190, tenendo conto che Carsoli è un piccolo circolo, una piccola cittadina, e quindi le difficoltà di allocare lì un open che però ha visto una grandissima partecipazione di giocatori non solo italiani, ma anche ci sono due giocatori argentini, un paio di ragazze fuori Italia, una tedesca, una svedese mi sembra, e quindi insomma veramente anche Carsoli è una bellissima tappa. Soddisfatti anche questi giocatori che vengono da fuori? Sì, perché hanno trovato tornei con un altissimo livello come Open, parliamo con un'organizzazione importante, e quindi si trovano già inseriti in un contesto, diciamo, di tornei ben più importanti, che sono quelli internazionali ETF, e giudizi estremamente positivi sia dai giocatori che dalle giocatrici.